IETM è un network internazionale di artisti, produttori, organizzatori teatrali. È il più grande network internazionale di questo tipo che esista al mondo e lavora di fatto su, da una parte su una funzione di advocacy e quindi sul tentativo di indirizzare le politiche specialmente a livello europeo in materia di cultura e quindi anche poi dei bandi cultura ad esempio, ma poi anche la finalità di mettere in connessione artisti e permettere il più possibile un'internazionalizzazione dei progetti e uno scambio di arte e cultura. Nel tuo intervento hai sottolineato come ci sia in qualche modo una necessità, quantomeno, di porsi il problema della diversa condizione dell'artista nei diversi paesi europei. Hai fatto l'esempio della Danimarca che ha un salario minimo garantito per l'artista, certo. Cosa che assolutamente non accade, lo sappiamo bene in Italia, in Grecia, in Spagna. Vuoi dire qualcosa su questo e soprattutto spiegare come la vostra organizzazione cerca di risolvere questo problema sia nell'advocacy con l'Europa, nella lobby, sia nel pratico, nel quotidiano degli artisti? Sì, nel pratico in realtà non è IETM a occuparsi di questa cosa perché poi sta alle singole organizzazioni, però nella pratica della progettazione, della coprogettazione europea, quello che succede è che questi nodi vengono al pettine, quindi sta nella stessa costruzione dei progetti solitamente il fatto che ci sia un porsi delle domande in relazione a queste, anche un uniformare degli standard. Nella mia esperienza personale, anche non legata allo specifico di ETM, ma come compagnia teatrale che ha fatto progetti internazionali, questo è sempre avvenuto e quindi anche con una sorta di principio di solidarietà e sussidiarietà tra artisti anche di diverse nazioni e l'apprendere che forse su alcune cose è meglio cercare di raggiungere degli standard comuni e potenzialmente verso l'alto e non verso il basso. Vedi che questa difficile situazione economica degli artisti italiani, perché è oggettiva, condizioni la qualità del lavoro che si fa nel teatro italiano? Sì, secondo me sì, assolutamente, non perché il teatro italiano non sia di qualità, però sempre di più compagnie, singoli artisti italiani emigrano all'estero. Questo è evidente particolarmente nella danza, perché è evidente che in Italia la situazione è drammatica, a parte per due o tre compagnie che riescono a circuitare a livello nazionale o internazionale. Però è così anche ormai nel teatro e nelle arti performative in generale. State cercando di organizzare un grande appuntamento in concomitanza con l'Expo del 2015. Ci puoi già anticipare qualcosa? Come si fa a restare informati e a aiutarvi? Chiaro. No, l'idea è proprio quella di farsi aiutare, nel senso che in realtà l'organizzazione di questo evento sarà in mano a IETM, che organizza due grandi eventi in due città europee ogni anno. Nell'aprile-maggio, non sappiamo ancora il periodo esatto, del 2015, questo evento si terrà a Bergamo. Doveva forse tenersi a Milano, ma abbiamo deciso Bergamo perché è una città più piccola ed è molto più adatta a far incontrare le persone rispetto a Milano, probabilmente, per un evento di quel tipo. 4 giorni focalizzati in cui si vedrà teatro e arte, ci saranno incontri, dibattiti e molti momenti informali in cui appunto devono nascere o possono nascere delle conoscenze, delle relazioni e la possibilità di inventarsi delle cose insieme. Quante poi fondamentalmente persone volete portare insieme? Ma solitamente a questi meeting ETM vengono 500-600 persone, operatori internazionali da una cinquantina di paesi diversi. L'idea per noi è riconnettere l'Italia a questa dinamica il più possibile. Pensa che negli ultimi 5-10 anni mediamente ci sono 7 operatori italiani ad un meeting ETM, ne abbiamo 30 dall'Australia, cioè ti dà l'idea. Esatto, qual è il paese più trainante in questo senso? I paesi del nord Europa in questo momento e in parte i paesi dell'est Europa sono quelli più connessi tra di loro e che lavorano di più in rete. Credi che questo sia collegato anche a una maggiore fiducia nelle istituzioni? Sicuramente, anche a una maggiore attenzione rispetto al settore teatrale e culturale più in generale, con un altro tipo di investimento, di attenzione. Cioè, da noi il problema è che al di là delle palle che ci raccontano manca una politica culturale, anzi non si vuole fare una politica culturale, è inutile che continuino a dire il FUS non l'abbiamo tagliato quest'anno, non c'entra niente, cioè è ridicola la politica generale del paese. La strategia? Sì, non c'è. Chi vuole dare una mano per questo appuntamento, chi vuole farne parte, chi vuole saperne di più, cosa deve fare? Ma il sito IETM chiaramente diventa uno strumento fondamentale anche di contatto, che è ietm.org.
e poi il sito di Associazione ETRA, che è l'associazione delle residenze teatrali lombarde. Il sito si chiama FENETRA e siccome sarà ETRA come associazione a occuparsi dell'organizzazione del meeting in Italia, già stiamo pensando a tutta una serie di incontri anche nei principali festival nazionali in modo tale da promuovere la cosa e convincere gli artisti italiani che è importante venire e cercare di riconnettersi al mondo. E anche tra di loro. E molto anche tra di loro.